siete voi più niente. Ditemi ragazzi. Semplicemente come mai sta visita a sorpresa? Beh, era troppo tempo che non li vedevo, per me la partita di sabato è molto importante. Ho detto ai ragazzi che le partite che sembrano fatte con delle squadre che non sono di primo livello sono quelle più pericolose. Gli ho detto che Novara ha vinto due partite di seguito, ho detto per cui tutte le squadre, anche quelle che abbiamo incontrato fino ad oggi, sono pericolose. Per fargli vedere che la società ci crede in loro, e poi li ho ringraziati sia della spalmatura di Giardina che del lavoro che fanno fino ad oggi. Gli ho detto che però c'è una cosa che dovremmo avere da qui in avanti, che non mi interessa avere il possesso falla ma fare i gol, per cui bravo. Avere a un certo momento quella cattiveria che forse gli è mancata ancora per fare gol, perché su quattro partite e quattro pareggi contano meno che due sconfitte e due vittorie. Per cui, Presidente, andando un po' avanti, gennaio sarà protagonista sul mercato, considerato quello che abbiamo visto finora, avete già insomma individuato qualcosa per non farvi sfuggire la promozione? Ma la promozione non sfuggirebbe lo stesso, però è già da un mese che Tedino e Lupo stanno lavorando e noi intendiamo fare il mercato in gennaio, intendiamo farlo adesso e lo stiamo facendo. È convinto ancora che vincerà il campionato con 10 punti di vantaggio? Io sono convinto sì, perché naturalmente vedendo questa Serie B ci sono delle squadre più attrezzate di quando l'ho vinto con 14 punti, però quando prenderanno la consapevolezza, e naturalmente voi vi ricordate che quando siamo andati l'altra volta abbiamo preso dei giocatori anche a gennaio l'altra volta, però vinto la squadra forte. Noi adesso abbiamo avuto la possibilità di vedere i giocatori e Tedino mi deve dire lui cosa gli serve e io li riprenderò, appunto. È fiducioso del fatto che alcuni giocatori possano essere risparmiati dalle chiamate in vista delle amichevoli delle nazionali? Ma dovete dirlo a Lupo, è lui che è in contatto con le nazionali, io ho messo in contatto dei miei amici che sono a livello di amicizia con le nazionali per vedere un momentino. Io spero di sì, è molto difficile, però ecco, è una situazione che mi preoccupa un po' di meno, ecco, mi preoccupa un po' la mancanza delle punte. Non mi preoccupo altre mancanze, il centrocampo abbiamo dimostrato di avere dei rincalzi, purtroppo davanti sarà un settore dove noi interverremo e non abbiamo dei ricambi. Come funziona la spalmatura degli stipendi? Come? Come funziona la spalmatura degli stipendi? Ma la spalmatura degli stipendi, lo so, Rajkovic ha 600.000 euro, ne prende 300 da qui a giugno e 300 a giugno. Tutto qui, fa risparmiare a noi l'IRP per 6 mesi. Presidente, ma fare il calcolo? Ma conta anche sul risultato sportivo, eventualmente a giugno, o quello è indipendente? Quello è indipendente, quello è il premio promozione, è un'altra cosa. No, intendo dire se il Palermo non dovesse centrare malaccuratamente la Serie A, diventerebbe un problema questa spalmatura? No, assolutamente no, perché dovrebbe diventare un problema. Sul fronte societario ci sono novità con Cascio? Ma noi stiamo andando avanti, io penso entro dicembre di aver chiuso tutte le operazioni. E da una parte c'è il colloquio molto molto positivo con loro, con in primo piano i soldi che servono per fare la campagna di gennaio e che servono per il futuro del Palermo, e c'è un programma fatto per i prossimi 5 anni del Palermo, fatto con loro, io come consulente e loro come investitori, dove naturalmente loro sanno che i soldi da investire nel Palermo non sono 10-20 milioni ma sono 100. Loro ma Caglini si è più fatto vivo? Ma no, con l'avvocato Anania, che tra l'altro è di Palermo, che è dello studio Witters, ogni tanto si fanno sentire quei loro avvocati. Quando dice entro dicembre. Se arrivano a portare i soldi non c'è mica nessun problema. Quando dice entro dicembre chiuderemo le operazioni, cosa riferisce alla due diligence? La due diligence è già chiusa. Entro dicembre che ci sarà il nuovo presidente e la nuova proprietà. Va bene. Okay. Grazie. 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 Grazie.